Il secondo tempo della prima sonatina per pianoforte di Muzio Clementi. Eccolo qua, due pagine, 26 battute. Allora, cosa dobbiamo osservare? Innanzitutto vediamo che all'inizio del pentagramma abbiamo un bemolle e abbiamo imparato che un bemolle corrisponde al Si. Quindi dovremo suonare ogni volta che troviamo il bemolle, sia per la destra che per la sinistra, in qualunque punto della tastiera, non il tasto bianco, ma il tasto nero. È vero che però ci sono in alcuni punti dei bequadri e abbiamo imparato che il bequadro cancella, annulla l'effetto del bemolle. E allora vuol dire che quando troveremo le note con il bequadro davanti, dovremmo suonarle, in quel caso sì, sul tasto bianco e non su quello nero. E poi, prestando un po' d'attenzione, vediamo che c'è anche qualche altro bemolle o qualche diesis sparso, ma sono pochini, per cui con un pochino d'attenzione sicuramente non ci saranno difficoltà. Un'altra cosa importante da vedere è che le note, per la sinistra, ma anche per la destra, a volte anche per tutte e due le mani insieme, sono raggruppate a tre alla volta. E vediamo che il tempo indicato all'inizio del rigo è tre quarti. E quindi cosa vuol dire? Che io conterò fino a tre per ogni battuta. E quindi ogni gruppo di tre note, in questo caso, prenderà un numero soltanto. Uno per queste tre note fa la do, due, tre, uno, due, tre e così via. Anche per la destra, quando la destra avrà anche lei le note unite a tre alla volta. Questo ci viene suggerito dal fatto che c'è questo piccolo riquadro qui sopra con il numero 3, che vuol dire, attenzione, in questo caso queste non sono note che valgono mezzo numero, cioè 50 centesimi, valgono un po' di meno. E quindi è come se fossero 33 centesimi per ciascuna nota. Quindi per fare un numero intero bisogna metterne insieme 3. Viene indicato all'inizio e poi non viene scritto più perché a quel punto ce lo ricordiamo, abbiamo capito come fare, quindi andiamo avanti. Allora, suono intanto la prima pagina con la parte della mano destra. Ci sono anche, in alcuni punti, in queste due pagine, degli altri simboli. C'è questo TR con delle notine sopra e queste due notine qua davanti. Questo TR è un'abbreviazione e vuol dire trillo. Ne troviamo un altro alla battuta 21 e un altro ancora alla battuta 25. Per adesso, per non far diventare questo video troppo lungo e un po' noioso, faccio finta che queste indicazioni non ci siano. Per cui io arrivo a questo punto e suono solo questa nota qua, così come poi quando arriverò a questa battuta e a quest'altra suonerò solo una nota. Ma ci sarà un altro video dove spiegherò con calma cosa vogliono dire questi simboli, questi segni, questa abbreviazione di trillo. Quindi, prima pagina, solo la mano destra. Bene, e adesso la parte della mano sinistra da sola, pensando che ogni volta che suono tre note, in realtà valgono per un numero soltanto.
Io ho cercato di seguire la diteggiatura suggerita dal libro perché secondo me è quella più comoda. Se prestiamo un po' di attenzione e cerchiamo di seguire le dita che sono scritte sulle note, secondo me si potranno superare meglio alcune difficoltà. Allora, ora suonerò con le due mani insieme, sempre questa prima pagina. Bisogna vedere che la melodia principale inizialmente è della mano destra e si capisce perché c'è questa bella legatura che prende tutto questo spazio, queste tre battute, e arriva fino a questa prima nota. Quindi la sinistra fa una parte di accompagnamento più leggera e la parte importante che si deve sentire è quella della destra fino qua. Ma poi, in questo punto, la legatura parte da questa nota della sinistra e arriva quassù, sulle note della destra. Allora, questo vuol dire che a questo punto sia la sinistra che la destra sono importanti allo stesso modo perché la melodia passa da una mano a quell'altra. E lo stesso succede nella battuta dopo. Qua, infine, si ritorna al solito modo di suonare, cioè la sinistra fa l'accompagnamento, la destra fa la melodia e qui c'è una parte alla battuta 7 dove in realtà può sembrare che la destra faccia l'accompagnamento e la sinistra abbia la parte principale, ma è anche vero che poi suonando, quando abbiamo un po' imparato e quando abbiamo capito le varie frasi e il significato musicale di quello che stiamo suonando, possiamo anche decidere noi cosa ci piace di più, far sentire meglio e che cosa invece suonare in modo un po' più leggero. Bene. Prima pagina con le due mani insieme. Questa era la prima pagina. Nella seconda pagina non ci sono cose particolari o differenze, difficoltà particolari da osservare. Si tratta di guardare con attenzione le note e imparare, magari con una mano per volta, a suonarlo. Semplicemente, come molto spesso per i musicisti si tratta solo di avere un po' di pazienza. Una cosa particolare, qua nella battuta 8, io ho per la mano destra questo do da un ottavo con il punto e il la che invece vale un sedicesimo, mentre la sinistra sta suonando tre delle sue note. Allora, giusto per dare un'indicazione matematica, però non mi odiate se parlo un momento di matematica, perché la musica e la matematica sono sorelle o cugine, insomma, quindi sono molto molto legate fra di loro. Allora, è come se, come dicevo prima, ognuna di queste tre note valesse 33 centesimi per quello che riguarda la sinistra. In questo caso, per la mano destra, questo primo do vale 75 centesimi e questo la ne vale 25. Per cui la durata complessiva di queste due note della destra e queste tre note della sinistra è uguale, ma sono, come dire, divise e incastrate fra di loro in modo diverso. Allora, è importante ricordare che questo do della destra e questo do della sinistra sono insieme. Questo Sol della destra e questo Do della sinistra sono insieme anche loro. Questo La, e si vede anche da come è scritto, non è
insieme alla della sinistra, ma è un po' dopo. Sta un po' a cavallo tra questo la e questo do. Vi risuona questo piccolo gruppo di note, cioè questa battuta, la battuta 8, per un po' a rallentatore, per vedere con più calma proprio come sono organizzate queste note. Le prime due note sono insieme. Quindi i due Do sono insieme e anche il Sol e il Do successivo sono insieme, ma la nota nel mezzo della destra non sta insieme a nessuna nota della sinistra. Quindi questo piccolo gioco di incastri lo avremo anche qua alla battuta 24. Allora, mano destra, seconda pagina. Mano delle piccole curiosità. Proprio all'inizio della pagina, c'è un piccolo gioco che i pianisti fanno spesso e che sono abituati ormai a fare, una specie di regola che non sta scritta da nessuna parte, ma tutti i pianisti lo fanno. Se devo ripetere più volte una stessa nota, è una buona abitudine cambiare il dito che la suona. Qui, infatti, anche la diteggiatura me lo suggerisce, devo suonare 3 volte il do e mi sono suggerite 3 dita diverse, 3, 2, 1. È una cosa normale per i pianisti, con un pochino di pratica diventa così semplice, non ci si pensa neanche più. Se poi uno lo suona tutte e tre con lo stesso dito non cambia niente, cioè poco, poco male, poca differenza. Un'unica piccola cosa, per semplicità, anzi, dato che è sicuramente più comodo suonare questo passaggio tra Fa, La e Mi, Sol, qui abbiamo nuovamente uno scambio delle dita sulle stesse note. Qui abbiamo Fa e La da suonare con 1 e 3. Qui abbiamo lo stesso Fa, La, ma da suonare con 2 e 4, perché poi la mano deve spostarsi ancora più in giù, quindi con questo passaggio, 2 dita diverse sulle stesse note, ci diventa più semplice suonare questo Mi Sol, cioè è questo. Quindi, a questo punto, dopo aver suonato una volta con 1 e 3, ripeto le stesse note con 2 e 4, perché così suonare il Mi Sol è estremamente più facile. Dunque, mano sinistra, seconda pagina.
abbiamo veramente un grande salto tra questo Si bemolle, che è quello molto vicino al Do centrale. Dobbiamo fare un salto, scavalcare tutto il pentagramma e scendere ancora più in basso. Da questo tasto arriviamo fino a questo Do. Però, anche qui, con un po' di pazienza e un pochino di allenamento, tenendo conto che la mano destra si ferma un momento su questa nota e possiamo quindi concentrarci sullo spostamento della sinistra, con un pochino di pratica non diventerà, cioè diventerà sempre più semplice. Suono a questo punto le due mani insieme, seconda pagina.